Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo da Buia perché i volontari della Protezione Civile sono a lavoro da questa mattina per distribuire ai bambini casa per casa le uova di Pasqua che sono state acquistate grazie all'indennità del sindaco e della giunta comunale con il supporto di Despar Forte. Pasqua significa resurrezione, rinascita, spiega il primo cittadino Stefano Bergagna. Sul fronte dei contagi da Covid vediamo i primi segnali positivi. Speriamo che per la fine del mese si possa tornare ad una vita quasi normale, anche se sappiamo che con il virus dovremo ancora convivere. Sindaco, spieghiamo questa iniziativa rivolta ai bambini che, come sempre, ha il supporto fondamentale della Protezione Civile. Abbiamo voluto, in occasione della Pasqua, fare questo dono, un dono personale dell'amministrazione comunale, cioè, siccome tutti in questo periodo hanno voluto mettere qualcosa del loro, anche il sindaco e tutti gli assessori hanno versato la loro indennità e abbiamo deciso di donare queste uova ai ragazzi e ai bambini di Buia affinché sia una Pasqua più felice. Pasqua significa resurrezione e rinascita, così vediamo che il contagio sta diminuendo abbastanza rapidamente, speriamo che per la fine del mese di poter tornare ad una vita quasi normale, perché comunque dovremo convivere col virus. E questo vuole essere un segnale di speranza e di un po' di armonia e pace nelle famiglie. Questo è il pensiero dell'amministrazione comunale. Quante uova distribuirete e come arriveranno ai bambini? Allora, le uova sono più di 400. Tutte di una bella pezzatura, anche 500 grammi l'una, sono state fatte, praticate al prezzo di costo dal Euro Spar Forte di Buia, quindi abbiamo anche questa azienda contribuito, e verranno distribuite dalla Protezione Civile, che ringrazio assieme ai volontari perché ogni giorno si prodigano per portare da mangiare agli anziani, per fare tantissimi servizi durante questo periodo di emergenza. Ho il coordinatore Rugo qua e tutta la giunta comunale, potete vedere, che in questi giorni, ogni giorno, sono sul campo al servizio della comunità. Un grazie veramente a loro e complimenti per l'attività che stanno facendo. E buona Pasqua a tutti gli ascoltatori. Com'è la situazione a Buia? Beh, abbiamo avuto oltre, adesso siamo impegnate sul fronte dei buoni alimentari. Il friulano, ho visto un po' gli elenchi, il friulano è restio, ha sempre pagato le tasse il friulano, è sempre stato ligio al suo dovere, nel momento in cui ha bisogno di un aiuto, magari mangia pane e acqua, ma non. Quindi sì, questo è un po' un dispiacere perché secondo me lo Stato in questo momento deve fare la sua parte. E noi siamo pronti, i buoni sono pronti, ho visto una trentina, però i friulani devo dire pochi, ecco. Se devo essere sincero, ma io, il sindaco, devo dire sempre la verità. Però, insomma, io credo che non sia un'umiliazione in questo momento, perché siamo di fronte ad un fatto epocale, ad una tragedia che ha colpito con moltissimi morti. Per fortuna il Friuli è stato colpito meno che in altre zone. Però la necessità, le aziende sono chiuse, la necessità di aiuto c'è e noi siamo pronti a darla. Buoni spesa pronti anche a Palazzolo dello Stella, il servizio è gestito dall'ambito territoriale e tra l'altro nel comune, nel territorio di Palazzolo dello Stella non ci sono casi di positività al coronavirus, ma il sindaco D'Altiglia ha avviato la sanificazione dei marciapiedi. Vediamo. Ad oggi nel nostro comune non ci sono casi di positività. Presentiamo un solo caso di quarantena. Ringrazio la cittadinanza per aver dimostrato buon senso e rispetto, adottando i protocolli igienico-sanitario e rispettando le ordinanze restrittive. Da lunedì anche nel nostro comune è attivo il servizio di consegna di buoni spesa per le famiglie che in questo periodo si trovano in forte difficoltà. Il servizio è gestito dall'ambito territoriale Riviera Bassa Friulana, che comprende 12 comuni. Rivolgo un ringraziamento a tutto il personale dell'ambito. In questi giorni è iniziata la pulizia di marciapiedi e caditoie, per proseguire poi con la sanificazione di marciapiedi ed aree di maggiore affluenza, nonché tutti gli edifici comunali. Concludo con un mio pensiero. Davanti a questa pandemia siamo tutti uguali. Ognuno ha bisogno dell'altro. Se saremo uniti ne usciremo vincitori.
con un senso civico e la consapevolezza diversi, con un nuovo concetto di comunità, con la voglia di stare assieme e di abbracciarci più di prima. È partita questa mattina nel centro commerciale Friuli di Tavagnacco la nuova colletta alimentare a supporto delle famiglie bisognose dei comuni che gravitano intorno a Udine. Chi vuole partecipare alla raccolta straordinaria di alimenti può acquistare e donare biscotti, caffè, pasta, riso, zucchero, farina, latte, legumi, olio, scatolame e prodotti per l'igiene. La merce a fine giornata sarà suddivisa in panieri. Nei prossimi giorni sarà consegnata gratuitamente dagli uomini del corpo volontari per il soccorso ai nuclei familiari in difficoltà. Che saranno segnalati dai servizi sociali delle associazioni del terzo settore. Ed ora andiamo a Sauris, comune fortunato, quello montano, dove non si registrano casi di persone in isolamento o positive al Covid-19. Il sindaco invita la popolazione a rispettare le norme imposte dal decreto del contenimento del virus. Diciamo, siamo per ora benissimo, non abbiamo nessun positivo, nessuna persona, nessun concittadino in quarantena, quindi da questo punto di vista noi siamo molto fortunati e tranquilli e speriamo che continui così. E già dalla seconda decina del mese di marzo abbiamo messo in campo alcune attività, per esempio con la Protezione Civile abbiamo attivato dei servizi per la spesa a domicilio, o anche per il ritiro delle ricette, quindi le medicine a domicilio, e quindi la popolazione è assistita. Abbiamo inoltre fatto io personalmente una settimana fa attraverso i social un avviso alla popolazione, una richiesta di maggiore aderenza a quella che è la normativa, anche perché capite anche voi qua su ci sentiamo un po' fuori dal mondo e questo autorizzava qualcuno a sentirsi un po' libero nei movimenti. Quindi ho fatto un richiamo pacato alla popolazione affinché non si muovesse da casa e rispettasse tutte le regole. Per il resto bene, stiamo provvedendo anche in proprio con del volontariato alla creazione di mascherine, non certificate naturalmente, ma che stiamo distribuendo insieme a quelle della Protezione Civile alla comunità. La distribuzione avviene non porta a porta, ma attraverso i due punti vendita della cooperativa, cioè dove l'afflusso è maggiore di gente, che sono poi fra l'altro i due negozi della cooperativa, il punto secondo me più sensibile e pericoloso per eventuali contaminazioni. Quindi da questo punto di vista viene rispettata anche dalla popolazione l'ultima ordinanza della regione con guanti e mascherina e tutto procede regolarmente. Queste giornate splendide cozzano con la situazione, è difficile che la gente rimanga in casa, ma perlomeno non si allontana dalla casa, dal giardino. Nel territorio di Precenico si registrano pochi casi di positività al coronavirus e proprio nel weekend di Pasqua chi è stato colpito uscirà dal periodo di quarantena obbligatorio. Intanto nel comune è partita la seconda fase di distribuzione di mascherine. Anche nella nostra piccola comunità purtroppo non siamo stati esenti da alcuni contagi del virus che così gravemente ha colpito soprattutto le città italiane e anche della nostra regione. Ma fortunatamente le casistiche qui presenti sono state poche e anche i casi di quarantena domiciliare sono stati pochi e probabilmente per Pasqua, quindi fra qualche giorno, tutti riacquisteranno la loro, seppur limitata, libertà, perché comunque sappiamo che fino al 13 avremo una restrizione personale importante ma doverosa al fine di contenere la proliferazione e la diffusione del coronavirus. Siamo anche nella fase di seconda distribuzione delle mascherine che ci sono state consegnate ieri sera dalla Protezione Civile regionale, partendo dalle persone con fragilità e dalle persone più anziane e sole. Stiamo lavorando con l'ambito socioassistenziale e la nostra assistente sociale per la distribuzione alle persone che hanno i requisiti dei cosiddetti buoni spesa. Un importante aiuto a queste persone che sono rimaste in difficoltà economica legata al momento emergenziale
che hanno perso il lavoro o che non hanno un sussidio sufficiente a garantire loro una vita dignitosa. Colgo l'occasione per salutarvi cordialmente, per augurarvi una buona Pasqua e che con la resurrezione riusciamo anche a riacquisire gradualmente un po' di quelle libertà che con sacrificio, ma e che con impegno ogni cittadino si è limitato in queste settimane di grave crisi. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ritorneremo tra poco in diretta da voi la linea. Bentornati a Da voi la linea. Ora andiamo a Camino al Tagliamento, dove non si sono registrati casi di contagio. L'amministrazione comunale si appresta adesso ad andare ad approvare il bilancio di previsione 2020-2022, tutto via telematica. La situazione del comune di Camino al Tagliamento è ad oggi positiva. Non riscontriamo infatti casi di contagio o di quarantena. Questo risultato va innanzitutto ascritto alla rigorosa applicazione delle misure di contenimento emanate dallo Stato, dalla Regione e dal Comune da parte della popolazione caminese. Questo risultato è ascrivibile anzitutto a loro. La Protezione Civile Comunale, la squadra di Protezione Civile Comunale sta supportando la popolazione con l'attività di consegna della spesa a domicilio per quei soggetti fragili che dovessero avere bisogno e continua con le informative tramite altoparlante per ricordare alle persone la necessità di rimanere a casa. Sappiamo che le misure che sono state imposte sono particolarmente impattanti. Il Comune di Camino al Tagliamento, tra l'altro, fin da subito ha chiuso al pubblico i cimiteri e quindi sappiamo come questo in una località come la nostra possa essere pesante per le persone, soprattutto le persone più anziane, ma sappiamo che queste misure, per quanto importanti, possono dare e daranno risultato positivo. Come tutti i comuni, siamo in attesa di capire quella che sarà l'evoluzione della situazione generale. E di conseguenza la macchina si sta lentamente fermando, al di là dei servizi che sono essenziali perché si possa in qualche maniera mantenere un minimo di attività, ma solo quando sapremo come si evolverà la situazione potremo ripartire con forza. La situazione delle mascherine in cammino è attualmente positiva. Tra le mascherine che ci sono state consegnate dalla Protezione Civile regionale, quelle che ha acquistato il Comune, quelle che ci sono state donate da un'azienda locale, da un'azienda che ha attività anche all'interno del nostro Comune, a breve dovremmo coprire una mascherina per ogni nucleo che è fatto composto da una persona, da due persone, da tre persone, da quattro persone, da cinque persone. Se poi ci saranno le consegne in termini ragionevoli, avremo due mascherine anche per i nuclei di 4, composti da 4-5 persone. E nel calcolo noi teniamo sempre conto di soggetti che abbiano almeno 10 anni d'età. La Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione per il 20 per il 22, che nel momento in cui riceveremo il parere del revisore del conto sarà trasmesso ai consiglieri comunali per le loro valutazioni. Conto di convocare il consiglio comunale a fine di questo mese, ma ogni valutazione sarà poi fatta rispetto alla situazione che staremo vivendo in quel tempo e alla possibilità di svolgerlo in un luogo idoneo in ragione della situazione. E tal Massons, che fa i conti con la presenza di diversi casi di Covid legati alla casa di riposo di Mortegliano, sono state consegnate due mascherine ad ogni famiglia. In questi giorni l'amministrazione comunale ha creato un progetto
in sinergia con le molte volontarie del nostro comune per fare in modo che a ogni nucleo familiare del nostro territorio venisse consegnato a domicilio un kit contenente due mascherine. Questo è stato fatto grazie all'acquisto del tessuto da parte dell'amministrazione e grazie al lavoro costante dei nostri volontari. A questo aggiungo un ringraziamento alla Protezione Civile Comunale e ai gruppi alpini che proprio in questo momento stanno consegnando sul nostro territorio. Non solo le mascherine, all'interno della busta che viene consegnata a domicilio, c'è anche le istruzioni dell'utilizzo, anzi addirittura i nostri alpini spiegano anche come si possono indossare queste mascherine e all'interno abbiamo anche consegnato a tutte le famiglie i moduli per il famoso bonus sociale Covid sull'emergenza Covid. Quindi in tutte le famiglie del comune vengono consegnate il kit di mascherine e viene consegnata una serie di informazioni e anche già la domanda precompilata per poter accedere ai contributi governativi. A Pontebba il Comune si è impegnato nella consegna del materiale scolastico per i bambini costretti a restare a casa. In questo paese di montagna il problema è anche quello degli abitati uno molto distante dall'altro. Qui a Pontebba la situazione in questo momento è tranquilla, abbiamo 3 quarantene per rientri dall'estero, mentre non abbiamo nessun caso di contagi. Il comune, l'amministrazione comunale, assieme alla squadra di protezione civile e al personale del comune, stanno gestendo nel migliore dei modi la situazione. Abbiamo attivato tutti i servizi rivolti alla popolazione, all'assistenza alle persone anziane. Abbiamo distribuito 1.500 mascherine, una per ogni cittadino, questo come amministrazione comunale. Stiamo attivando la distribuzione di un secondo contingente di mascherine per la popolazione che ci ha fornito la protezione civile. Inoltre, come amministrazione comunale in questo momento delicato e anche difficile per i cittadini, abbiamo attivato uno sportello di ascolto e sostegno psicologico a cui possono rivolgersi le persone in difficoltà. Devo dire che in questo momento tutti stanno rispondendo al meglio, la popolazione si sta comportando in maniera responsabile e seria. Ringrazio anche per i controlli sul territorio la polizia locale, il personale della stazione carabinieri di Pontebba. Speriamo che al più presto si possa risolvere positivamente questa situazione. Sappiamo che ancora dobbiamo pazientare, dovremo per le prossime festività pasquali rimanere in casa, uscire solo per casi di necessità o di approvvigionamento. Ecco, la raccomandazione che faccio è quella di osservare quanto è stato prescritto, di osservarlo ancora in maniera attenta e puntuale, perché non possiamo arretrare rispetto a quanto abbiamo fatto fino ad oggi. In breve, la Protezione Civile recapiterà anche agli alunni delle scuole i materiali didattici che erano rimasti a scuola, perciò tutti i bambini e i ragazzi riceveranno il materiale che era rimasto a scuola, e stiamo facendo assieme all'Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio un sondaggio con le famiglie per capire quali necessità ci siano rispetto agli strumenti informatici che le famiglie hanno a disposizione, per poi eventualmente concedere dei computer o dei tablet in comodato per permettere ai ragazzi di frequentare attraverso la didattica a distanza le lezioni in maniera più puntuale e funzionale. Questo è quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto fino ad oggi. Sicuramente, ecco, l'amministrazione sta anche valutando quello che potremo fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche a favore delle attività commerciali e degli esercizi che in questo momento devono rimanere chiusi per le ordinanze che sono in vigore.
Questo era il punto della situazione a Pontebba. Noi chiudiamo questa puntata di A voi la linea, ricordandovi che alle 14.30 ritorneremo in diretta con Elettroshock, condotto da Alessandra Salvatori. Naturalmente anche per voi ci sarà la possibilità di intervenire nel corso della diretta. L'informazione torna alle 16.30 con il TG Flash. Grazie per l'attenzione e buona giornata.